Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 12 maggio, buona domenica a tutti quanti voi. Oggi sui giornali ci sono un sacco di cose, quindi andremo velocemente perché sono piuttosto interessanti. Devo dire che nonostante il mio scetticismo che devo ammettere, negli ultimi mesi io pensavo che questo governo avesse più solidi legami di quanto si immaginasse. Il legame più solido di tutti è ovviamente quello del governare e quello che se questi non sono insieme il rischio è che ci troviamo di peggio. Beh, insomma, nonostante questo mio pregiudizio, in realtà mi sembra che una crisi di governo strisciante ormai siano settimane che sia in corso. Buongiorno a Luca Donadel che vedo che sta guardando in questo momento, Emiliano, Lucien e tanti altri amici anche su Instagram. Allora, il tema è che in realtà questo governo rischia davvero e ci sono alcune questioni, non tanto il titolo del Corriere della Sera, ora il Palazzo Chigi teme la crisi. Devo dire che l'unica cosa che veramente potremmo dimenticarci velocemente di questa esperienza di governo a parte 5 Stelle è il premier inutile, cioè Conte, quello che secondo me con il passare del tempo adesso ci sta un po' più credendo a quello che fa, cioè zero. Detto questo, perché ci credo di più? Perché ci sono un po' di cose che mi hanno ispirato. Il primo è il titolo della verità di oggi, perché oggi la verità dice sulla questione della sicurezza la Lega e il governo lo può far cadere davvero, perché una cosa è far cadere il governo su Siri, con tutto il rispetto nei confronti del sottosegretario indagato e poi ne parleremo, insomma è sempre brutto far cadere un governo su una questione giudiziaria, e dall'altra invece ci sono due segnali contrastanti. Il primo è il decreto sicurezza che vuol fare Salvini per riportarsi a casa competenze, mettere multe, rendere ancora più difficili gli sbarchi, che il Movimento 5 Stelle non accetta secondo tutti quanti i retroscena del giornale di oggi. E in più oggi mi sembra che il ministro gli esteri Moavero, in intervista al Messaggero, dica: beh, insomma, è giusto che la competenza sugli sbarchi sia di Salvini e l'Europa non ci sta dando affatto una mano. Non l'Europa dei cattivoni, l'Europa che piace a tutti: Francia, Germania e Spagna. L'altra questione che mi sembra far precipitare le questioni, ma vi dico, io sono ancora convinto che il collante del potere sia superiore allo scollante, se si può dire, dei litigi. Beh, insomma, l'altra cosa fondamentale è questa legge sul conflitto di interessi che hanno presentato quelli del Movimento 5 Stelle. Che è una legge che è una legge totalmente imbarazzante. Forse il Fatto Quotidiano, che le piace molto questa legge, la spiega meglio di tutti gli altri. Adesso poi ve ne parlerò dei dettagli. Ma la cosa imbarazzante è quella è nel contenuto. La questione politica è invece che è evidente che questa legge sul conflitto di interessi è fatta non tanto contro Salvini, ma contro l'ipotesi che Salvini possa fare in futuro un'alleanza con Berlusconi, che è il grande timore che hanno quelli del Movimento 5 Stelle. Perché questa è una legge non solo ad, come dice Salvini, citando questa norma contra personam e da fascistelli, altro che problema di fascisti, dice Sallusti, ma è una legge che, vi faccio un esempio, nella legge è previsto che un direttore e un vice direttore di un giornale non possono candidarsi alle elezioni politiche, anche se suppletive. Quindi io non potrei mai candidarti, cosa che non vorrei mai fare, sia chiaro. Ma insomma, quale paese al mondo impedisce a un giornalista, direttore o vice direttore di candidarsi alle elezioni politiche? Qualcuno di voi me lo deve spiegare. Forse in Burkina Faso. Bene, i magistrati pure sono come i giornalisti, non possono candidarsi nella loro circoscrizione elettorale. Adesso diventerà in tutta Italia, secondo questa legge. Questa è una parte che tutto sommato è condivisibile, ma fino a un certo punto, anche in questo caso, voglio vedere se non ci sono dubbi di costituzionalità su questo. Ma la cosa straordinaria è che non si può far parte del governo, non solo se hai una concessione, una licenza governativa, cioè non possono candidarsi Toto, Berlusconi, Benetton, tutte persone che a voi saranno antipaticissime, ma è se tu, la tua famiglia, le tue società, i tuoi parenti, tra immobili, patrimonio e non patrimonio, hai più di 10 milioni di euro. Quindi questa è una legge per cui tutti, cioè i nuclei familiari che hanno più di 10 milioni di euro non possono avere ruoli di governo. Voi direte: eh beh, ma certo, sai quante poche persone. Ragazzi, fermi, ma vi rendete conto che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, non so, un Pirelli non si sarebbe potuto candidare, uno che piace a voi di sinistra, un Olivetti non si sarebbe mai potuto candidare a un ruolo di governo, un Carli non avrebbe mai potuto fare un ruolo di governo, di un'authority. Che ne posso dire? I tanti Matteotti, il grande Matteotti, l'ho letto sul libro di Scurati, è stato un grande leader politico ucciso dal fascismo, un latifondista, figlio di latifondisti. Insomma, stiamo parlando di una politica, secondo il Movimento 5 Stelle, che la possono fare più o meno gli scappati di casa, perché poi ci sono tanti altri caveat. È una legge non solo contro Berlusconi, ma decisamente imbecille. Mario Monti oggi scrive sul Corriere della Sera, e secondo me un'area di crisi è
è quella di pensare, come dice Mario Monti, che se vincono i sovranisti in Europa siamo a rischio terza guerra mondiale, cosa che oggi sbugiarda, senza aver ancora letto Monti, ma il leitmotiv di Monti, senatore a vita, non si riesce a capire per quale motivo, cioè dall'alto del suo scranno a vita che si è beccato facendo disastri governativi, Monti ci dice se vincono gli altri c'è la guerra mondiale, cosa che Socci oggi, senza sapere che sarebbe stato il fondo del Corriere della Sera, ma evidentemente conoscendo le cose che dice Monti da tempo, lo sbugiarda sul Libero. Beh, oggi c'è un'intervista fondamentale di Falci, mi sembra Ferrarella, a Arata, che è quell'imprenditore che avrebbe pagato e promesso 30.000 euro a Siri, motivo per il quale c'è tutto questo casino. Intanto dice Siri, lo conosco da un paio d'anni e non gli ho mai promesso una lira, non gli ho mai dato una lira, eccetera. Ma il famoso emendamento sull'eolico è un emendamento che già avevo provato a fare 2 anni fa, il cui percorso è nato 2 anni fa con il governo precedente. È un emendamento che non vale per il signore Rata, ma è dell'associazione dei piccoli gestori dell'eolico. Poi a me non me ne fotte nulla, ma è esattamente la procedura normale che i lobbisti più o meno legittimi hanno nel portare avanti norme che più o meno condividono. Allora, da questo a far dimettere un sottosegretario e a fare questa specie di macchina di fango giudiziaria nei confronti di Siri, mi sembra una cosa incredibile. Tra l'altro Arata smentisce anche tutti i suoi rapporti con il socio che viene considerato amico di Messina Denaro, anzi, quando sa che ha un'indagine 2 anni fa, va dalla DIA a Palermo a dire: ragazzi, che devo fare? Lo stesso Arata. Ma vado avanti, Arata, non so. Solo, a differenza di quelli che erano le piccole indiscrezioni che erano apparse sui giornali i giorni scorsi, iniziano a parlare, smentisce tutto. Nel frattempo questi sono tutti condannati, questi sono tutti mafiosi, la Lega è vicina alla mafia e vicende di queste settimane che ben conoscete. Una storia incredibile, ci manca soltanto che si riparla, cosa che io ho chiesto più volte di fare, perché secondo me oggi basta leggere Gherardo Colombo, un'intervista favolosa, l'ex PM di Mani Pulite, che dice la corruzione non si batte aumentando le pene, e non dice la solita minchiata, l'istruzione e la cultura. È un'intervista che dovete leggere, cui non riesco a rendere in questa trasmissione, diciamo, online, la bellezza della lettura e della stampa. È uno di quei rari casi in cui conviene veramente. Sul Corriere della Sera, leggetevi, non basta il sistema penale per combattere la corruzione, non basta far aumentare le pene per far sparire i corrotti, la politica non è più colpevole dei cittadini sulla corruzione. Dice delle cose straordinarie il PM di Mani Pulite, che voi non vi aspettate, anzi chi lo conosce se lo aspetta, ma voi pensate tutti quanti come me che il PM di Mani Pulite sia soltanto quella roba là, Davigo e Borrelli. Ufficio raccomandazione Lega, a proposito invece del giustizialismo, è la battaglia che sta facendo il Fatto contro la Lega. E l'altra questione, altre 2 interviste, diciamo non tanto, poi tutto sommato, che non dicono moltissimo. Renzi e Repubblica: Salvini ha usato una parte dei 49 milioni rubati alle fake news per fare fake news. Ecco, se pensa Renzi di ritornare in campo con questa maniera, andiamo bene. Il Cavaliere si invece dice una cosa che tutti noi sappiamo, che cioè che se avessero vinto i 5 Stelle sarebbe già pronta la patrimoniale, ma al governo però ci sono anche i leghisti, aggiungo io, cosa che Berlusconi vuole che evitino di stare a questo governo. E poi io vi dico anche, per fortuna, che ci sono ancora Libero, La Verità, il giornale di cui sono vice direttore. Ragazzi, per fortuna che ci sono questi giornali, che voi probabilmente non comprate più, che tanti schifano, perché quei pochi che comprano i giornali si comprano Repubblica o il Corriere della Sera. Sono tra i pochi giornali che fanno una battaglia di libertà sulla questione di Chiara Giannini. A me di Chiara Giannini, di Altaforte, mi interessa poco, del Salone del Libro di Torino ancora di meno, ma come leggete e vedete sul mio sito, io non posso accettare che la signora Giannini, che è una giornalista del giornale che intervista Salvini, se si presenta davanti alla faccia di Inge Feltrinelli al Salone di Torino abbia un cretino che le canta Bella Ciao, perché si deve fare resistenza e viene considerata una provocazione il fatto che una giornalista stia davanti alla casa Feltrinelli. Volete che ve la dica tutto? Per me è una provocazione che una casa editrice si chiami Feltrinelli, come uno che voleva mettere le bombe e c'è morto sopra, contro lo Stato democratico in cui viviamo, che pensava che la soluzione di questo paese fosse Che Guevara. Questo secondo me è la provocazione in un paese normale. Poi va bene tutto, non è la Giannini, ma è la storia comunista di una famiglia
famiglia che ha cercato di pensare che attraverso la cultura, diciamo, comunista e sovversiva e rivoluzionaria di quegli anni si potesse sovvertire il nostro sistema democratico. Questo, se vuoi, è ributtante, ma lo tolleriamo. Infine, molto bello il pezzo di Antonelli oggi sulla verità riguardo al caso Montante, cioè questo signore che si occupava per la Confindustria della legalità è stato condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere proprio per questioni illegali. Vedremo se verrà condannato in via definitiva, ma quello che è certo è che questo signore Montante non era da solo, e la Confindustria, la Marcegaglia, presidente Leni, che lo ha nominato, ed era amichetta di Marcegaglia e Montante, erano due amichetti per il cuore, la signora Marcegaglia non ha nulla da dire nell'aver affidato la legalità al signor Montante. Beh, insomma, io direi che per oggi è tutto. Abbiamo tante altre cose sul sito nicolaporro.it e vi ricordo, come sempre, domani Quarta Repubblica ci sarà una doppietta che faremo lunedì e martedì, Quarta Repubblica, Matrix e Quarta Repubblica, Di Maio e tanti altri ospiti. Ciao!